Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Sposato, vive opera a quarto. Ecco, l'impresa che ci accingiamo a mandare avanti è quella di descrivere le sue opere, cosa molto difficile, non soltanto per le sue, naturalmente. Ma penso che prenderemo lo spunto dalle cose che fa Liberati per far venire fuori tanti di quei problemi che probabilmente anche voi sentite. Siamo rimasti d'accordo con Angelo Liberati che in ogni caso chi vuole può andare a vedere le sue cose dove le ha, non so, a casa sua, in qualche galleria. Dove le hai, Angelo? Ma un po' a casa, un po' a Galleria Duchamp, a Cagliari, che forse tutti conoscono, no? Sì, ma in questo periodo è chiuso. Comunque quando si riaprirà potranno andare alla Galleria Duchamp e lì le hanno. Comunque a casa non cacci via nessuno? No, penso di no. Allora, indirizzo. Quarto, via Eleonora d'Arborea 23, terzo piano. Terzo piano. Allora, chi vuol vedere le opere di Liberati può andarsene a vedere a casa. C'è anche il telefono? Beh, per telefono è un po' difficile vedere. Ah beh, sì, diciamo anche il numero di telefono. 88 41 83. Benissimo. Allora, noi abbiamo qui un'opera, e poi stendere la mano e prenderla. Ecco, abbiamo portato un'opera di... Ecco, il rumore che sentite è prodotta dall'opera stessa. Non è un'opera sonora. Non è un'opera sonora, è semplicemente eseguita su una lastra di alluminio. Quindi manovrandola, ecco, sentite, manovrandola produce questo rumore. Adesso noi la mettiamo qui davanti, speriamo di non provocare guai, ecco, e vediamo di descrivervela, sempre che ci riusciamo. Dunque, Angelo Liberati ha dipinto questa cosa su una lastra da... una lastra litografica, diciamo, che usano un po' in tipografia, no? Sì. Una lastra di metallo di un formato regolare, che è 50x60 in definitiva. E come punto di partenza, io parlerei così, come imposto lavoro io, no? Sì. Quasi a livello non fotografico, utilizzo molte fotografie. Possono essere fotografie prese da un giornale, possono essere manifesti cinematografici, eccetera. E definire questo modo di operare, non lo so, come si potrebbe dire, riporto fotografico... Ecco, questo probabilmente scandalizza qualche nostro ascoltatore, il quale probabilmente ha un'idea della pittura legata strettamente al pennello e alla tela. Ecco, oggi si utilizzano molti strumenti, io poc'anzi ho parlato di frottage, ed era abbastanza inconsueto fino a 30-40 anni fa, quando è stato, diciamo così, scoperto. Ecco, adesso Angelo Liberati vi dice che utilizza dei riporti fotografici. Ecco, sentiamo com'è che li utilizza. Anche dei riporti fotografici, comunque, che si integrano in definitiva proprio con poi interventi di pennello, con colore, tutte queste storie qui, no? Sì. Ma per ritornare a quello che è il riporto utilizzo un liquido che è appunto diluente da nitro. Diciamo che si prende un foglio bianco, o potrebbe essere anche grigio, come nel caso del lavoro qui, che abbiamo qui noi, e si inumidisce con l'acido. Si può appoggiare sopra una foto e vedere quello che ne esce fuori. Ecco, cosa succede? Si può interrompere il lavoro, si può portare avanti, si può tenere una foto completamente nitida, mentre strappando prima esce fuori una cosa, diciamo così, un po' sfocata, no? Escono fuori tutta una serie di effetti che personalmente possono interessare. Ecco, questo acido di cui parli, che è diluente nitro, se sì. Volete potete utilizzarlo anche voi, fate attenzione perché è tossico. È una delle cose tossiche, ma comunque... Sì, esatto, si usa in minima parte, in definitiva, sì. No, basta pochissimo. No, basta fare un po' d'attenzione, non respirarci sopra, ecco, non buttarsela addosso, eccetera. Non è poi così rischioso, non è così pericoloso. Lo usano tutti i carrozzieri, ecco, quindi non è che... questo liquido, questo acido, ha la proprietà di fondere l'inchiostro da stampa, no? Sì, cioè... Lo diluisce. Lo diluisce, quindi l'immagine... Lo riporta completamente proprio sul foglio, no? Ecco, l'immagine dal giornale passa sul foglio che tu hai inumidito. Sì. Così. Ecco, Angelo diceva che se strappi prima il giornale, naturalmente l'immagine rimane sfocata perché evidentemente... Non c'è il tempo necessario affinché rimanga impressionato così in maniera nitida, no? Che può piacere anche quella. Sì, naturalmente. Ecco, questo si chiama riporto. Naturalmente si può fare, come dicevi, con... dalle fotografie oppure da manifesti, da immagini già stampate. Con tutto quello che è stampato in definitiva, no? Cioè sono
gli inchiostri che reagiscono in un determinato modo. Sì. Per comporre un quadro, dicevamo che parto appunto da un'immagine fotografica che può suscitare infinità di reazioni, non so se chiamarle così o meno, no? Sensazioni, sì. Parlo sempre logicamente di Angelo Liberati, non di altri. Tutti, diciamo, possono provarlo e tutti possono provare quello che provo io. Si tratta a un certo momento di mestiere, non lo so come vuoi definire una cosa del genere, che più uno fa e più il linguaggio si affina in definitiva. È naturale, infatti è per questo che oggi parlavamo di frottage, proprio per mettere in condizione gli ascoltatori di mettere le mani nei problemi per poterli comprendere bene. Scusa, ti ho interrotto. No, continua. Ecco, sì, è una questione di mestiere, nel senso che ovviamente a furia di farne uno capisce benissimo come si deve comportare con i materiali, capisce benissimo quanto acido mettere, per esempio, quanto tempo lasciare l'immagine del giornale schiacciata sul foglio, quando strapparla, cioè controllare il materiale vuol dire proprio capire, quindi farsi un po' il mestiere, giusto? Oh, e adesso non so se a te interessa mantenere così la discussione, la trasmissione soltanto sul dato tecnico. No, io direi intanto di descrivere per quanto è possibile questo quadro, così da avere un minimo, anche se diciamo un po' troppo fantastico, la gente deve immaginare troppa roba. Diciamo che qui c'è il riporto fotografico che parte proprio da un manifesto cinematografico, no? Che è quello così di un film abbastanza noto, dove c'è un volto, c'è una figura al centro e potrebbe rappresentare tranquillamente un muro e così, e riguarda un pochettino i lavori che sto portando avanti oggi con tutta una serie di screpolature che tutti possono più o meno osservare sui muri cittadini e combinarle insieme con altre immagini. Qui nel caso specifico dell'opera che abbiamo davanti c'è una finestra e un tubo, che a me risulta abbastanza difficile spiegare perché utilizzo certe cose, perché uno è affascinato da un tubo, perché è affascinato da una grondaia, perché è affascinato da una finestrella. Ci sono parecchi motivi, ci sono parecchi rimandi, possono essere questioni così affettive di luoghi che uno conosce, che ha sempre frequentato. Tutte immagini che uno produce, in definitiva, servono a pensare, soprattutto a me. E poi uno si augura che servano a pensare anche agli altri, cioè a suscitare un discorso, una polemica, anche se vogliamo. C'è sempre qui il rimando di Tonino che dice telefonate, ne discuteremo insieme, dico, perché parlare così a due, tra me e Tonino Casula, è una cosa abbastanza semplice, ci comprendiamo così facilmente e i quadri sono per noi leggibili. Sì, c'è, è giusto arrivata una telefonata, scusa un attimo, adesso ci sono alcune persone che chiedono delle precisazioni, però non siamo riusciti a capire molto bene. Dunque, si chiamano Rossella Mura e Fisio Meloni, mi pare. Ecco, vogliono sapere che cosa porta questo genere d'arte. Ecco, la domanda è abbastanza, ampia, forse ci vorrebbero chissà quante giornate di... Se abbiamo capito bene, probabilmente Rossella e Fisio ci chiedono a cosa serve. Speriamo sia così. Non so, hanno staccato il telefono? Ecco, quindi dobbiamo accontentarci così di questa indicazione, a meno che non richiamino, si mettano direttamente in contatto con noi e ce lo spiegano un po' meglio. Se è così, a cosa serve? Così brevemente, ma senza pretendere di esaurire il discorso, diciamo che l'arte è una forma di comunicazione. Ogni forma di comunicazione si serve di uno strumento, che è uno strumento linguistico. Va bene. Adesso chiedono, ecco, mi pare, come si differenzia, che cosa vorrà dire. Stiamo cercando di capire esattamente cosa ci chiedono. Va bene, comunque continuiamo questo discorso. A cosa serve e anche da cosa si differenzia. Va bene. Diciamo che allora si tratta di l'utilizzazione di uno strumento linguistico che, essendo appunto uno strumento linguistico, si differenzia da un altro strumento linguistico dal modo di utilizzare il linguaggio. Per fare un esempio comprensibile, che non riguarda però la pittura ma le parole, ci sono vari tipi di linguaggio anche nella lingua parlata. Non so, i linguaggi usati a casa, il lessico familiare, è diverso dal linguaggio usato per esempio dagli uomini politici, dal lessico usato dagli uomini politici.
ci sono differenze di questo tipo anche all'interno dell'arte, del linguaggio artistico. Quindi i quadri di Liberati si differenziano da altri quadri proprio per l'utilizzazione di questo linguaggio. Liberati, per esempio, utilizza delle immagini, un viso in questo caso, un quadro che abbiamo davanti, delle immagini che sottrae, che decolla, si chiama proprio decollage questo, che decolla che è il contrario di collage, insomma, no? Che decolla da una, che stacca, che porta via da un giornale, cioè un'immagine che esiste prima e che Liberati trasporta nella sua tela. Ecco, come vedete, ottiene un'immagine in maniera diversa da come la otterrebbe un pittore che dipingesse la stessa immagine invece con i pennelli. La differenza è, diciamo, profonda. Perché? Perché Liberati si serve, per esempio, di strumenti di comunicazione moderni, il giornale per esempio, di materiali moderni, come dicevamo l'acido, diluente alla nitro, e quindi produce anche un linguaggio diverso, ovviamente, perché per esempio non troverete tracce di pennello in un riporto, però troverete altre cose, per esempio sorta di screpolature che io vedo qui davanti, come le screpolature che si vedono nei muri. Infatti Angelo parlava di screpolature dei muri che tutti possono vedere, anche Michelangelo ne parlava, no? Delle screpolature dei muri, delle nuvole che suggeriscono immagini, eccetera. Sono stimoli che gli artisti, ma non solo gli artisti, credo tutti, possono sentire con l'intento di realizzarli in qualche modo attraverso appunto uno strumento linguistico. Non so se la risposta sia stata esauriente. Sì, credo di sì, ma non erano molto chiare le domande, d'altronde. Cioè, era un po' così. Non capisco lì in che cosa si differenzia quello che intendevano come domanda. E appunto, sarebbe opportuno stare al telefono e fare in modo che chi volesse si mettesse direttamente in comunicazione con noi, così facciamo un discorso a tre. E ci chiariamo molto meglio le idee, tanto per non rischiare di dire cose che non interessano e che magari non sono poi le risposte che uno andava cercando. Bene, dov'è che ci eravamo fermati, Angelo, prima di questa piacevole interruzione? Cioè, la descrizione del quadro, che come sempre è difficilissimo spiegarlo già in galleria, no? Cioè con l'individuo che arriva e dice che significa, che vuol dire, a che cosa rimanda, perché l'hai fatto, e tutte queste cose qui. Sì. Immaginiamo, dico, farlo così per radio, parlando soltanto, non è una cosa molto semplice. È vero che qui è arrivata intanto un'altra telefonata, vediamo se è più chiara la domanda, oppure no. Ecco, qui chi ha ricevuto la telefonata dice, scrive in un biglietto, una delle nostre segretarie che dicevamo, come si differenzia dall'altro tipo di arte, cioè quali sono i caratteri principali? Beh, allora direi che ci sono centinaia di tipi di arte. Ma sono i materiali comunque che uno utilizza, dico, che possono essere, sì, come hai detto tu prima, materiali così proprio contemporanei che ci interessano più da vicino, no? Per me che sono un pittore soprattutto di immagini, il rimando è più facile. Uno che vedrà, per esempio, riportata su una tela o su qualsiasi altra superficie, che ne so, l'immagine di Marlon Brando dell'Ultimo Tango a Parigi, secondo me con questo individuo posso iniziare tutto un tipo di discorsi su certe cose che a me interessano. Per quello che riguarda i materiali usati, non è che fare il riporto sia meglio o peggio dell'usare il pennello, è una cosa diversa, è una cosa che in definitiva può affascinare, può piacere. Uno è stanco, in definitiva il pittore è un po' come tutti, no? S'annoia, c'ha problemi così di divertimento, che Tonino chiama proprio divertimento. Su questo potrebbe parlare più. No, certo, questo aspetto non va trascurato. Badate, una cosa che vorrei dire. Questo concetto che si ha in genere degli artisti come esseri geniali, come esseri fuori dalla norma, eccetera, un po' andrebbe ridimensionato. Gli artisti sono delle persone come tutte le altre persone, che hanno gli stessi problemi delle altre persone, hanno il pallino in più, diciamo diversamente dalle altre persone, della pittura, così come altri hanno il pallino della musica, oppure il pallino della collezione dei francobolli, il pallino della famiglia, eccetera, no? Ed è regolare che all'interno di questo pallino ciascuno si affini e giochi anche in maniera molto sottile. Allora la domanda che ci ponevano Rossella e Fisio
A questo punto si capisce quanto poteva essere ampia e diciamo anche generica, perché probabilmente questi nostri amici hanno così davanti a sé un tipo di pittura che non sono riusciti a esprimersi, non sono riusciti a indicarci con precisione, no? Ecco, però ecco, la cosa che volevo dire, che è molto importante, è questa di considerare gli artisti delle persone che, soprattutto in una società come questa, abbastanza ingiusta, diciamo, dove i ruoli vengono demandati, dove c'è la delega per tutto, no? Dove c'è sempre qualcuno che noi deleghiamo quando ci va bene, che a volte non lo deleghiamo neppure, lo deleghiamo a pensare per noi. Ecco, in una società di questo tipo è chiaro che l'artista ha un suo ruolo. Ecco, però Angelo mette giustamente in rilievo come in fondo gli artisti abbiano appunto problemi di noia, per esempio, e allora preferiscano prendersi, non so, un'immagine già fatta, trasportarla. Ecco, questo è significativo. Badate, quando dico è significativo, dovete sempre fare uno sforzo, che è quello di trovare i significati nelle immagini, quindi non nelle parole. Nel momento in cui io vi dicessi che l'immagine tratta da una rivista, trasportata in un quadro, va bene, è significativa, dico che c'è proprio questo significato di trasporto, quindi l'utilizzazione di un mezzo tecnico, di un mezzo meccanico, diciamo, in qualche modo, che mi restituisce un'immagine che non è la stessa di prima, intanto perché appare sbrecciata, per esempio, intanto perché l'acido gioca degli scherzi sui colori dell'immagine del giornale, per esempio, quindi viene fuori già diversa, si appiattisce, si screpola. Ecco, tutte queste connotazioni, queste situazioni che vengono a crearsi, di screpolature, di appiattimento, eccetera, sono gli strumenti minimi di linguaggio che rendono diversa quell'immagine da come era nella rivista. Ecco, mi pare che il problema così si possa... Però tu hai altri problemi, Angelo. Cioè, a parte questo aspetto tecnico che abbiamo cercato di descrivere per quanto possibile, visto che abbiamo noi il quadro davanti ma i nostri amici no, ne discutiamo dopo questo intervallo musicale, perché